La gente vede, sente e parla. Il problema è che vede male, sente poco e parla peggio. Sigla. Puntata di oggi di Da Blog a Blog non ve la dovete perdere, perché se tutto mi combacia e quello che ho capito da quello che ho letto e da questo amico che oggi sarà nostro ospite, sarà molto stuzzicante e piacevole, perché oggi andiamo a parlare di gossip. Ciao Ale! Ciao! Allora, cercavo qualcuno appunto che mi potesse un po' stuzzicare e portare un po' di sale in questo mio salottino di sud. Bene, bene. Ma mi piace questa cosa che parli di gossip. Intanto quest'idea da dove nasce? Prima magari ne parlavi con gli amici, poi hai capito di essere coinvolgente, l'hai buttata lì sul web, come va? Sì, diciamo che la categoria del gossip è una che è la categoria che viene letta di più, diciamo, dalla gente. Sì. Perché magari la cronaca, sport, sì, vanno tanto, però il gossip va sempre di più, perché ci sono sempre nuove notizie. Certo. Quindi è una categoria molto, molto top, diciamo, nel settore del giornalismo. Sbrilluccica un po', dai. Sì, diciamo di sì. Rispetto alle altre, diciamo che è meglio, diciamo. Sbrilluccica, e poi a volte c'è del sale, del pepe. Sì, poi ci sono gossip non veri. Certo. È normale. Vabbè, che oggi ha partorito la, come si chiama, la D'Amico. Sì, la moglie di Buffon, sì. Ecco, sì, infatti, quindi ci sarà da scrivere qualcosa anche su questo argomento. Sì, c'è sempre qualcosa da scrivere nel gossip, però diciamo che l'argomento che è andato molto di più in voga in questo periodo è stato Belen Rodriguez. Ah, sì, ecco. Dacci qualche aggiornamento sul caso. Io proprio l'altro giorno ho visto una foto del ballerino con le orecchie a sventola, che poi si è invece operato e se le è rimesse a posto. Sì. Che a quanto pare già si dà da fare in giro. No, ma io so che Belen si parla. Belen di... sembra sia tornata nella prima casa. Con Boriello. Ecco. Però anche lì lei ha smentito, si è arrabbiata sui social, sì. Ha detto che vuole querelare chi scrive comunque cose che non sono vere. Quindi diciamo che non si sa cosa sta combinando anche lei. Senti, ma dimmi una cosa, secondo te, siccome secondo me da qualche anno a questa parte realmente quella più cliccata, gossipata, sì, e tutto il resto è proprio lei, ma non è che il suo lavoro più che fare la showgirl è fare proprio la vittima, tra virgolette, dei giornalisti e delle testate scandalistiche? Purtroppo lei secondo me ci marcia su questa cosa già. Qua, perché comunque in TV non ci rimani, penso, se non fai parlare di te. Certo. E quindi penso che lei ci marcia, uno, perché comunque è bella fisicamente, ha un bel fisico. Sì, certo, senza dubbio. Poi se è rifatto o non è rifatto, questo non si sa. Non ci interessa, non lo sappiamo, però realmente il risultato è buono. Esatto, il risultato è buono, comunque sì, fa sempre parlare di lei. Certo. Poi, però, realmente la vediamo molto sul pezzo, nel senso che tra l'altro non è neanche ripetitiva. Allora, no, c'è stata prima la storia che forse gli è venuto un po' bruttino questo figlio, che però adesso devo dire è un po' più carino. Quindi ha litigato con tutti i giornalisti che dicevano: ah, ma è il figlio un po' bruttino, Belen. E quindi anche su quello un po' ci ha marciato. Sì. Però infine dai, penso che sta migliorando il figlio. Sì, sì, sta migliorando, un po' più carino, realmente lo dobbiamo più dire. Carino, poi comunque sì, comunque in confronto a lei potrà venire meglio, però è un po' sì, è un il papà comunque. È quello, somiglia molto a suo padre realmente. Sì, infatti, secondo sì, me assomiglia di più al padre, però. Sì. Oggi questa puntata è un po' come se davvero altro che salotto, oggi la facciamo un po' quasi tra discussione tra me e te. Quindi appunto siamo partiti da Belen, questo fatto del figlio un po'
caruccio adesso, dai. Non sì, è giusto sì, dire che il bambino è brutto. Siamo passati poi a una prima litigata con Stefano. Sì. Che se ne va a stare in un albergo molto costoso e poi alla fine se fai solo il ballerino di amici e delle pubblicità, come ti fai a permettere quell'albergo? Ma io penso che c'ha altri introiti, penso, perché c'ha comunque degli sponsor, proprio penso che mi pare che lui abbia una palestra sua, penso. Ah, ecco, ecco. E quindi poi, fa qualcos'altro nella vita e ci fa sì, piacere. Sì, io penso che ha fatto degli investimenti per forza. Dopodiché sono tornati tutti a casa e hanno mandato sull'isola la sorella. Sì. Anche lei non bellissima, però tutto sommato apparecchiata, sì, da lontano sembra carina. Sì. E poi allora a questo punto cosa si fa? Aspetta, quasi quasi mi faccio un locale a Milano, un locale di tendenza, bello, molto molto wow. Sì. Dove arriva Selvaggia Lucarelli, che sì, è stata sì, la sì, prima a dire "Ah, il figlio bruttino". Hai e allora lei lì ci marcia. Quella notizia là, diciamo che ha fatto anche il boom, perché quando lei ha cacciato Selvaggia Lucarelli dal suo ristorante con Morandi ha fatto un altro scoop pazzesco. Sì. E allora una volta comunque vista questa, c'è anche una causa in corso, se non ricordo male. Sì, mi pare la di sì, Consum, era Lucarelli, sì. Sì, sì, assolutamente, perché la Lucarelli era con Morandi, sono stati cacciati via da questo sì, pub. Esatto, esatto. Dopodiché allora si torna a casa, però Stefano va via. Anche sì, se non ho capito, e questo me lo puoi dire tu, è Stefano che è andato via o Belen che l'ha cacciato? Ma io penso, da quello che si riporta nel web, nelle notizie, dicono sì, che lui è andato via. Uh-huh. Però poi come sta la cosa effettivamente non si può sapere. Io penso che comunque è stata una cosa consensuale, che poi magari normale che notizie gossip uno ci deve marciare. Signori, è finito l'amore, dico, cioè faremo una ragione, sarà finito questo amore. Ma io penso che più da parte sua è finita. Da parte di Belen? Sì. Ma lei comunque dichiarava qualche tempo fa che lei è una che ha bisogno sempre della fiammella accesa, sì, della... Sì. Comunque diciamo che ne ha capiti molti, Corona, sì, Boriello... Sì. Comunque sono tutti personaggi, diciamo... Sì, sì. Forti. Vabbè, oddio, no, il ballerinetto no, dai. No, cioè, lui no, però... Però infine forse tra tutti quello magari un po' più col cervello, diciamo. Dici, va bene, io mi fido di te perché tu sei l'addetto ai lavori. Come vedi io sono assolutamente, non conosco il campo, non mi informo, non ho informazioni, non ne leggo. E le snobbo un po' queste notizie. Vabbè, però diciamo che se giri nel web penso che si leggono no, queste no, cose. No, sto scherzando, è ovvio che quando comunque ti devi distrarre dalle giornate che realmente poi sono pesanti, sì, alla fine cioè fai quello, o sei dal parrucchiere e non vuoi pensare a nulla, sinceramente. E cosa c'è di più bello di un Novella 2000, che non so se ancora esiste o se c'è qualcos'altro forse. Sì, mi pare di sì. Comunque l'ultimo gossip che ha fatto scalpore di Belen è stato proprio riportato fuori dal giornale di Signorini, mi pare, certo, che ha detto che a Cortina l'aveva visti insieme con Boriello, poi lei ha smentito, lui ha smentito, diciamo che l'ultimo gossip di Belen è stato questo che ricordo io. Mm. Fatto sta che io invece in tutto questo tornerei un attimino sulla tua passione appunto per questo argomento e come ti sei avvicinato poi alla scrittura, come hai pensato di poter scrivere degli articoli inerenti all'argomento gossip, a parte il fatto che appunto abbiamo detto che è una cosa che interessa a molti, che viene molto letta, sì, e come vai a, tra virgolette, consentimi il termine, vendere un prodotto alla tua giovane età e di gossip e soprattutto con quali idee? Allora, io ho iniziato da un annetto qualcosa, un annetto se non ricordo precisamente, sì, tramite un sito che offre appunto di essere più o meno un giornalista non professionale, comunque che poi magari puoi diventarlo. E tramite questo sito ho iniziato a scrivere degli articoli. Prima trattavo più tecnologia, il mondo comunque quel campo lì.
vedendo che comunque la gente pochi è un po' ristretto quel campo lì, nel senso che la tecnologia attira, ma non tutta la gente, soprattutto magari il reparto femminile, la tecnologia, diciamo, che non è interessata molto. E quindi ho virato nel campo del gossip, che tratto anche comunque soap, quindi So come il segreto, che è una fiction che va tantissimo. E poi comunque gossip tipo Belen, tipo che ne so, programmi televisivi come Grande Fratello. E quindi ho iniziato così e vedendo comunque i buon frutti che mi dava, ho continuato, anche perché io penso che una persona faccia le cose un po' per passione, ma un po' deve vedere anche dei frutti, se no non Certo, penso vado assolutamente. avanti. Senti Ale, perdonami se ti chiedo questa cosa, però mi viene quasi spontaneo. Vai a scopiazzare o ti cerchi proprio qualcosa di mirato, ti appassioni all'argomento, fai tue le notizie, cerchi gli scoop, magari quelli che prima che li dicano altri. Come No, scrivi? vabbè, Su cosa ti basi? naturalmente le notizie comunque partono sempre da un sito più grande di te, è normale. Certo. E quindi comunque l'input tu lo puoi prendere da quel sito grande, poi tu naturalmente non puoi copiare, anche perché Ovvio. se no c'è il copywriting, non puoi. Devi comunque Certo. stravolgere tutto l'articolo Certo. e farlo tuo Farlo e tuo. comunque attirare le persone con un titolo non ingannevole, ma comunque che racconta, diciamo, l'articolo. Certo. È un po' come non modificare la ricetta di cucina, ma renderla tua. Ecco. Esatto. Poche parole, sì. E ti vai bene o male a cercare degli argomenti che sono quelli prestabiliti o segui un po' la tendenza? No, seguo un po' la tendenza, diciamo che tratto un po', diciamo che mi sono fatto un po' una scaletta, tratto un po', che ne so, personaggi che magari se ne parla in quel momento, tratto un po' di anticipazioni di serie TV, che vengono comunque molto apprezzate dalle persone perché comunque la gente guarda molto la TV, guarda molto le Certo, soap, quindi certo. diciamo che la scaletta dei miei articoli non è precisa, ma su per giù è sempre quasi la stessa. Senti, ti informi soltanto e informi soltanto su soap e serie TV o anche telefilm, quelli magari più noti? No, io al momento di soap tratto due o tre soap in particolare, che sono Sì. Una vita, Il segreto, Don Matteo 10, che sono, diciamo, che le fiction, le so che tratto, che vanno adesso. Di telefilm non tratto niente, Ti ho diciamo fatto questa che. domanda perché tra poco, dopo la pubblicità, ti farò una domanda che mi interessa un po'. Va bene. Andiamo in pausa pubblicitaria. Ale, ci sei ancora? Sì, sono ancora qui. Eccolo qui, ti ho lasciato su una domanda mia. Allora, devi sapere che io sono una grandissima appassionata di telefilm e serie TV. E non molto di soap, devo dire, perché invece svelo un piccolo segreto, che è il mio. Io ho adorato e adoro da quando ero piccola le vere telenovelas. Brasiliane, cilene, argentine, tutte le so. Tutte! Fatto sta che non ci sono più, o comunque non si vedono più sui canali quelli che erano storici, e che ne so, Rete 4, questi qui. E invece non mi piacciono molto le soap, vedi Beautiful, questo è un po' più di, diciamo, tra virgolette, successo. Mi piacciono invece moltissimo i telefilm. So che sta tornando, o meglio dovrebbe tornare, ma non ho notizie certissime sull'argomento e chiedo a te quindi, una nuova serie TV di Una mamma per amica. Mi dai qualche anticipazione, sai qualcosa? Una mamma per amica, Sì. Le è un telefilm che io non ho mai trattato, quindi direi anche. Gilmore Family, come si chiama? Girl Gilmore.
mi viene difficile comunque darti delle anticipazioni Bene, sulla cosa perfetto, non me che la devi dare per non tratto, forza d'oggi, però. perché io da oggi ti seguirò, ovviamente ti leggerò. Cercati un po', informati un po' su Una mamma per amiche e poi mi saprai dire cosa c'è di vero in Sicuramente merito. mi informerò, ti dirò tutto poi. Perfetto, benissimo, mi direi tutto. Invece che anticipazioni puoi darmi? Ma posso darti delle anticipazioni che ha fatto anche abbastanza scalpore del segreto, che è una soap che tra le mamme di famiglie, tra ragazze giovani comunque, Sì, tra anche magari mia maschietti mamma, le la guardano. mie nonne la seguono tutti, Sì, anche certo. maschietti comunque, Io devo no. dire che la guardano adesso. E comunque dalla Spagna, in Italia c'è un personaggio, praticamente il figlio di Pepa Bosco, che è arrivato da poco qui in Italia, nella soap italiana, mentre in Spagna già una settimana fa Bosco è morto. E purtroppo per chi vede la fiction, in Italia è una tragedia, perché comunque qui in Italia è un personaggio che è appena arrivato, mentre in Spagna, che sono avanti, Bosco è già morto. Comunque è triste Quindi come stai non. dicendo che, come si chiama? Bosco? Sì, Bosco. Bosco, signori, muore. Ok. Sì, E muore uno è purtroppo. andato. Ma muore che poi risuscita, come No, spesso muore accade? proprio. Muore Diciamo definitivamente. che muore, non può risuscitare, Ok. No, vabbè, a volte risuscitano, a dai. volte. No, vabbè, però è un po' improbabile in questo Pensa caso. quante persone, quanti personaggi in Beautiful. Sì, Beautiful è anche un'altra serie che a me non piace, quindi non Anche a me. tratto, però è una serie che va avanti da decenni. Io su Beautiful, sai che una volta ho scritto uno dei miei pezzi di Mi state tutti sul tacco, perché anch'io sono blogger, no? Scrivo anch'io. Ah. E il mio blog si chiama, non lo ricordo quasi mai, anzi di tanto in tanto dovrei anche fare un minimo di pubblicità, visto che È ho giusto. il mio programma qui a sud. Il mio blog si chiama Mi state tutti sul tacco. Ah, L'anno bello. scorso ho scritto qualcosa su Beautiful perché la mia domanda, Ale, era una. Mi era capitato di rivedere Beautiful, forse avevo la febbre o qualcosa del genere, quindi sei piantata a casa. Rivedo Beautiful e c'era Brooke, se non ricordo male, che aveva il dubbio di essere incinta, di essere rimasta per l'ennesima volta incinta. Sì, incinta, sì. Adesso, ok, che Beautiful e che Brooke è ancora una bella donna, piacente e tutto il resto, però io non ho capito come va il tempo a Beautiful. Ho capito che un anno non è un anno nostro, che magari un No, anno di no, no. Beautiful sono realmente, che ne so, 2 mesi, 3 mesi, non lo so. Però Beautiful, Brooke se ne andrà prima o poi in menopausa. Guarda, purtroppo sono cambiati quasi tutti i personaggi di quella serie di Beautiful, tranne lei, mi pare un Lei altro che so. no, esatto. E tra l'altro ti devo dire che è rimasta incinta da Thorn, che poi non era di Thorn, ma era di Ridge, che poi non era di Ridge, ma era di, come si chiama, il padre di tutti. Il Il padre di? padre di tutti quanti, la grande stirpe dei Forrester. Forrester, come si chiama lui? Il Boh. Forrester, il grande padre, no? E Sì, quindi che è dal morto. suocero. L'ha lasciata incinta il suocero, Brooke. Sì, ma ha avuto mille relazioni lei. Sì, certo, il cognato, il marito della sorella. Sì, ok, ci siamo. Ma la cosa assurda è che ancora resta incinta. Cioè, come fa? Neanche il migliore dei ginecologi italiani o Ma io non so, ma mondiali. quanti anni avrà questa persona in Esatto, questo quanti momento? anni ha Brooke? Ma non realmente nella realtà. No, Secondo chi nella scrive la fiction. soap, date un'età cortesemente a Brooke. E Secondo me alla fine la avrà natura anche per 55. lei. Certo, cioè la natura deve fare il suo corso anche con Brooke, non pensi? Se Sì, ma penso che anche Brooke sarà andata in menopausa, presumo. resta incinta, no. Però non è normale, penso, a quell'età lì. Lo so che non è normale. Ma infine sono le soap che comunque tutto è possibile nelle soap. Sì, ma un minimo di realtà ci deve essere. Sì, purtroppo è vero, però diciamo che le soap,
come i programmi televisivi li fanno in base all'audience. Certo. E quindi se vanno, perché non continuare se così? Se vanno, vanno. Adesso il fatto che Bosco muore, ci possiamo mettere una pietra sopra, ci possiamo mettere l'anima in pace, lo possiamo piangere? Sì. Ok, però signori, iniziate a piangere Bosco. In Italia però arriverà tra un po', eh. Ah, quindi qualche mese in vita ce lo teniamo. No, anche anni. In che senso? Cioè, la Spagna rispetto all'Italia quanto tempo è avanti? Un annetto e mezzo avanti. Ah, vedi, quindi un altro anno. La prossima estate morirà, non quest'estate? Sì. L'altra estate, preparatevi che muore Bosco. Ok, solo che nel frattempo può succedere di tutto. Sì. E quindi può essere che in Spagna risuscita. Ah beh, magari in Spagna risuscita e qua deve ancora morire. E allora non ce la posso, cioè non è detta l'ultima parola. Vabbè, diciamo che sì, nelle soppe non è mai detta l'ultima parola, dai, diciamo così. Per esempio io ho saputo che forse torna Pepa, è vera questa notizia, con tutto che non lo seguo però. Queste cose qui, guarda, io su queste cose qui ho scritto non uno, non due, ma milioni di articoli su Pepa, il ritorno di Pepa. Pepa purtroppo io penso che non torna più. Ah, ecco. Però diciamo che il casting del segreto ha lasciato sempre una piccola porticina aperta nel caso l'attrice che si chiama, aspetta, tornare, ricordiamo diciamo. Come si chiama l'attrice, bellissima tra l'altro. Sì, Mega Montaner, che tra l'altro esatto. fa l'altro telefilm che adesso non ricordo. Sì, ho visto la pubblicità, non lo sì, so esatto. così. Sì, e quindi secondo te non torna più? No, secondo me Pepa attualmente per quello che lei ha detto non torna più. Poi se un giorno rimane senza lavoro e vuole tornare al segreto, torna. Certo, e vabbè, ma è nato con lei il segreto, cioè è pure sì. giusto che... Ma infatti diciamo che è il personaggio del segreto che è più amato da tutti. Certo, cioè è la suocera che non è molto amata. Sì, diciamo che è quella che ha creato quel segreto, tutte le vicende. Ma tu, allora fammi capire una cosa, per scrivere questi pezzi, lo segui... E non soltanto dalle notizie che leggi, cioè segui proprio le puntate? No, beh. Io di più, come ogni notizia che scrivo, sì. Leggo nel web tantissime notizie e poi faccio un riassunto. Però giustamente io ho una madre e giustamente una madre è appassionata del segreto, quindi chiedo. E a tavola si parla del segreto? No, a tavola no, ma anche perché ormai il segreto è a tutti gli orari, pomeriggio, sera, tutti i giorni. E ormai si parla tutti i giorni del segreto. È come per dire, io arrivo a casa stasera e dico: mamma, come sta Bosco? Che notizie sì, mi sì, dai sì, di... Come si chiama quell'altra tizia lì? Quella che ha pure problemi, è un po' pazza. La ragazza, quella... Non lo so, identità... Vabbè, ma i personaggi del segreto che sono più in voga sono Franziska, che è la cattiva. Donna del Franziska, segreto. Ma certo, certo. Poi beh, c'è Bosco, c'è Aurora che, Aurora. Che è la sorella gemella di Bosco. Certo. E ma sono erano loro che erano innamorati, ma erano fratello e sorella, no? No, non erano loro, no. Vedi, io non seguo benissimo purtroppo queste vicende. No, ma infatti ho visto che non ti piace molto il segreto. No, sono più preparata però su Belen. Su Belen sì, devo dire sì. Senti, invece, secondo te quale sarà il prossimo argomento che davvero farà impazzire il web a livello di gossip, ovviamente? È una bella domanda. Grazie. Ma attualmente io penso, in questo periodo, che è successo ieri, comunque che ne parlano molti, è la scelta di Sofia e Amedeo di Uomini e Donne. È una notizia che comunque è successa ieri e che oggi se ne parla ancora molto. Ho capito. Gli over fanno notizie, perché per esempio se c'è una cosa che io quando sono libera guardo, se ci sono i ragazzi da Maria De Filippi non li guardo, gli over mi fanno più simpatia. Sì, Uomini e Donne comunque diciamo che ci sono lamentati... parecchie persone per il trono classico, che sarebbe il trono dei giovani, sì. Ha perso un po' perché comunque hanno detto che la De Filippi comunque ha scelto dei tronisti quest'anno che non sono molto giusti, diciamo così, per fare i tronisti. Infatti si sono un po' lamentati, infatti ha messo
ha messo Ludovica che ha 18 anni, comunque è troppo giovane È secondo me. piccoletta, certo. Esatto. Ha messo l'altra che ha fatto il Grande Fratello, che adesso mi sfugge il nome, che prima ha fatto il Grande Fratello, è stata buttata fuori dopo una settimana e poi Maria De Filippi l'ha presa a fare la tronista, che infatti è odiata anche lì, a uomini e donne. E poi c'è sto Lucas, che forse è quello che forse salva un po' la baracca dei tronisti, diciamo. Però c'è un attimino da rivedere quindi le selezioni di uomini e donne. Sì, nella parte giovane secondo me sì, perché comunque il turnover, che sarebbe il trono delle persone anziane, quello va molto perché fa ridere. E quindi è normale che la gente lo vede. Le anticipazioni su Sanremo invece? Sanremo, sai che non so, comunque, ho sentito che forse doveva andare l'avventura, però non so se è una cosa vera, una cosa Quindi falsa. comunque sui conduttori restiamo su Carlo Conti, se non erro, e Sì? Laura Pausini. Laura Pausini? No? Sembra Sapevo Laura un Pausini. po' strana sta cosa. Laura Se Pausini. io supero te, non ci credo. Ma mi sa che è Laura Pausini che presenta Sanremo. Ma io ero rimasto con altre due vicino a Chi Carlo sono? Conti. Chi sono? Ma a parte che se ne sono parlati di tantissimi, si è parlato di Emma, poi mi sa che Emma non si fa più niente, si è parlato addirittura anche di Laura Pausini, però non sapevo avesse accettato. Guarda, ti giuro che abbiamo fatto venire la curiosità anche al mio cameraman che ha mollato praticamente la telecamera. Infatti, se l'immagine in questo momento è ferma, è perché lui sta cercando se condurrà il Festival di Sanremo Laura Pausini. Ma mi sa che Laura Pausini, cosa? Chi lo conduce? La Clerici. La Clerici e Carlo Conti. Vedi, La infatti Clerici e dico. Carlo Conti, però c'era anche Laura Pausini tra i papabili. Hai Sì, visto? ma è passata di moda però, Laura Ah, Pausini. sono rimasta lì e ho altro da fare, anch'io ho un pezzettino di televisione da dovermi Vabbè. curare, sai? Quindi ci saranno Carlo Conti, la Clerici, poi. Non lo so, questo lo dobbiamo chiedere a te. Ma io ero rimasto a Carlo Conti e poi si girava. Senti Ale, concludo con i miei ospiti sempre alla stessa maniera. Qual è la domanda che oggi la Donato avrebbe dovuto farti e che invece non ti ha fatto? E a questo punto datti anche una bella risposta. Allora, mi faccio domanda e risposta da solo, Sì, benissimo. sì, 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 sì. Ma forse la domanda che dovevi chiedermi è: per quanto continuerò ancora a scrivere? Ecco. Perché, e la risposta è: La finché. barca va, lasciala andare. Vabbè, questa è una risposta scontata. Ok, sto Diciamo che scherzando. finché Belen Rodriguez, Emma Marrone, questi personaggi qua che faranno parlare di sé, io scriverò sempre. Naturalmente, in questo mondo qui, forse pochi lo dicono, ma c'è troppa, tantissima concorrenza. E quindi magari a volte quando pesti dei piedi a persone magari che hanno delle buone visualizzazioni, iniziano magari un po' tra virgolette, a romperti, diciamo. Però Certo, certo. finché ho diritto di parola, io parlerò sempre, Mi diciamo. sembra giusto. Allora dobbiamo ricordare adesso agli amici che hanno seguito questa puntata come poterti leggerti, come poterti seguire. Dai quindi i tuoi contatti. Allora, io scrivo nel portale Blasting News, che è un sito. Mi trovate comunque nella mia pagina Facebook, Alessandro Terlizzi, e il resto leggetemi, scoprirete tante altre Leggete, cose. commentatelo, mandatemi email, domande e vedi di scoprirmi qualcosa su mamma e figlia Gilmore. Se ci sarà la nuova serie di Una mamma per amica, dimmi qualcosa. Ah, e un'altra cosa, sai cosa mi dovresti scoprire? Delle novità o anticipazioni o le date magari di Sex and the City 3, il film. Sì, va Se non bene. c'hai questa notizia, mi fai questa cortesia personale. Mi informerò, ti farò sapere tutto e magari scriverò anche degli articoli. Grazie Ale, salutiamo insieme chi ci ha seguito oggi. Baci a Ciao. pioggia! Ciao, ciao.